non si svende, l'AGI non si svende, l'AGI non si svende, l'AGI non si svende. Ma noi siamo un paese del G7? Ma noi siamo una democrazia? Beh, in democrazia non dovrebbero succedere cose del genere, che una partecipata di Stato, controllata dallo Stato, offre a trattativa privata a un parlamentare, in questo caso di maggioranza, un'agenzia, la seconda, l'agenzia di stampa del paese. Questa è una vergogna che cercheremo di contrastare in tutti i modi. Vi confesso che io personalmente, quando ho sentito la notizia, la denunciai per primo tempo fa, non ci volevo credere, stentavo a crederci. Io credo che tutti i soggetti di questa vicenda debbano assumersi la responsabilità di dichiarare pubblicamente a che stato sono queste trattative, assolutamente bloccare qualsiasi attività che è stata fatta. Se l'ENI ha interesse a mettere sul mercato questa agenzia, lo faccia in modo trasparente con la procedura di gara. Ovviamente ci sono tanti accorgimenti per gestire anche in riservatezza questa vicenda, ma nell'interesse comune e ovviamente generale. Io vorrei che tutti i soggetti coinvolti chiarissero le loro posizioni. Mi viene detto addirittura, leggiamo, ci sono dei soffi che ci dicono che il regista di questa operazione sarebbe un direttore di un giornale, giusto? Allora ci mettesse la faccia, ma è possibile che viene gestita un'operazione del genere da un direttore di un giornale che non dovrebbe entrarci nulla? Sembrerebbe il grande regista di questa operazione. Stiamo parlando di ENI, mica di una società qualsiasi. L'ENI ha il dovere, i vertici di ENI in questo momento, lo dico chiaramente, hanno il dovere di chiarire tutta questa vicenda e di rendere trasparente questo percorso.